Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza del gruppo, come spiegano fonti parlamentari, a seguito dell'incidente di Capodanno. L'affidamento di una consulenza balistica sarà uno dei prossimi passi dell'inchiesta della Procura di Biella su quanto avvenuto quella notte alla Proloco di Rosazza, dove un proiettile è esploso dalla pistola del parlamentare Pozzolo e ha ferito uno dei presenti. I magistrati attendono anche l'esito dello STUB, l'esame finalizzato a accertare la presenza di residui di polvere da sparo su mani e indumenti del parlamentare. La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba avvenuta l'11 dicembre 2006. Fissata il 1 marzo, l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione della sentenza di condanna presentata dai difensori dei due coniugi e dal sostituto procuratore generale di Milano. La coppia è accusata dell'uccisione di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzucca di poco più di 2 anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Una cabinovia si è schiantata in un comprensorio sciistico in Tirolo, in Austria. Le 4 persone all'interno, un'intera famiglia danese, sono rimaste gravemente ferite. Lo schianto, secondo quanto riferisce la polizia, potrebbe essere stato provocato dall'impatto con un albero. Le autorità hanno riferito che non sembra essersi trattato di un difetto tecnico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e sono operativi anche gli elicotteri. Non si sa ancora nulla sull'identità dei feriti. Un ispettore di polizia è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza sulla gestione del centro per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio. È accusato di violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, calunnia e truffa aggravata ai danni dello Stato. È stato disposto anche il divieto per 1 anno di esercitare imprese e gestori del centro a un medico accusato di maltrattamenti, falso ideologico, violenza privata pluriaggravata. Il sindaco di Palma Campania Napoli, Nello Donnarumma, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Nola e condotta dai carabinieri su presunti casi di illecito svolgimento di procedure di gara. Tra le persone indagate, 2 sono state sottoposte agli arresti domiciliari, 3 al divieto di dimora e 3 al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Emmanuel Macron ha nominato Gabriel Attal, finora ministro dell'istruzione, come nuovo primo ministro della Francia al posto di Elisabeth Borne, che si è dimessa lunedì. Si tratta della prima mossa dell'annunciato rimpasto con il quale il presidente francese intende rilanciare il suo mandato. Attal ha soli 34 anni, ha cominciato il suo cammino in politica con il Partito Socialista, poi è diventato uno dei fedelissimi di Macron e ha ottenuto ottimi risultati, anche di popolarità, prima come portavoce del governo e poi come ministro. Se il presidente del Senato Ignazio La Russa usa cautela nel fare riferimento al reato di apologia del fascismo, non va per il sottile sulla vicenda del saluto romano ad Acca Larenzia il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che bolle i manifestanti come 100-200 imbecilli che finiscono per essere più utili alla sinistra che a noi. Le opposizioni compatte richiedono l'intervento della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi. Quest'ultimo, in audizione oggi in Commissione Segre, risponde che la vicenda suscita indignazione ed è contraria alla nostra cultura acquisita, ma a volte vietare simili manifestazioni, dice, può essere controproducente. Vale anche per una certa simbologia, lei ha fatto riferimento a quello che avviene, scusate se salto apparentemente di palo in frasca, delle manifestazioni che ci sono state pro Hamas, no? In Francia hanno fatto delle cose, però le segnalo che in Francia si sono tenute lo stesso, poi alla fine. Cioè vietare e non osservare e non trarne delle conseguenze si è rivelato operativamente, io ritengo, meno proficuo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che da un lato vedrà il definitivo allontanamento verso il Mediterraneo orientale della perturbazione già giunta sull'Italia, invece dall'altro vedrà avvicinarsi un nuovo sistema nuvoloso dal Mediterraneo occidentale. In effetti, se controlliamo la nuvolosità, ecco queste nuove nuvole che da ovest raggiungono il nostro paese, per ora poche le conseguenze, qualche goccia di pioggia comincia a interessare le isole maggiori e il versante tirrenico. Effettivamente anche controllando le precipitazioni attese, vediamo rispuntare qualche macchiolina blu sui settori più occidentali dell'Italia, però per ora precipitazioni non particolarmente intense e diffuse. E così, in definitiva, giornata che torna a essere un po' nuvolosa sulle isole e sul versante tirrenico, qualche goccia di pioggia sulle isole maggiori e poi anche tra la Toscana e il Lazio. E poi vi segnalo nelle prime ore del giorno ancora un po' di variabilità sul medio Adriatico e anche sulle regioni di nord-ovest, ma con l'arrivo poi in giornata di schiarite anche ampie. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, consultate l'app di Trebi Meteo.